È appena terminata l'assemblea per l'approvazione del bilancio. In effetti è stata una perdita di tempo perché c'è stata, diciamo, una stragrande maggioranza a favore del bilancio che ha per l'approvazione. E tra parentesi, non c'è stata nessuna possibilità, diciamo, neanche di dubitare della volontà dei colleghi. Dimmi. Assolutamente non c'è stato nessun dubbio, ma non è stata un'assemblea inutile, perché a differenza dell'altra volta dove all'ordine del giorno c'era soltanto l'approvazione del bilancio consuntivo 2015, in questa assemblea abbiamo approvato anche il bilancio preventivo 2017, per cui è stato utile da questo punto di vista. Ci sono stati diversi interventi che sono stati da parte di alcuni avvocati, i quali si sono pronunciati unanimemente a favore dell'approvazione del bilancio, considerando, così come andava considerato, un fatto squisitamente tecnico o di critica tecnica, e questi stessi avvocati hanno contestato invece coloro o quell'unico intervento, quei previsti interventi che ci sono stati per stigmatizzare il comportamento del COA e andare attribuire un significato politico all'approvazione del bilancio che non deve avere, non doveva avere, non dovrà mai avere. L'approvazione è stata fatta a stragrande maggioranza per alzata di mano, con gli stessi risultati dell'altra volta, quando anche l'altra volta per alzata di mano la maggioranza a suffragio, anche questa volta la maggioranza è stata tale a non indurre a fare la votazione nominativa, perché era palesemente favorevole l'assemblea all'approvazione del bilancio, la stragrandissima maggioranza. Anche tutti i colleghi che alcuni hanno detto che stavano fuori dall'aula sono stati visti alzare la mano in segno di approvazione del bilancio. Quindi non c'era bisogno né di una verifica numerica per le votazioni alzate di mano, né tantomeno per una votazione che rispecchiasse un elenco nominativo con firme e espressione di voto. L'assemblea degli avvocati, perché questa è stata l'assemblea in cui gli avvocati, quelli con la maiuscola, hanno detto sì a questo consiglio, che ha già iniziato un lavoro di ricostruzione della pace sociale nell'ambito dell'avvocatura, a iniziare dal recupero dell'avvocato Sticco, a favore, sì, l'avvocato Giannico della Camera Civile, l'avvocato Cipullo, sono stati ben gli interventi. L'avvocato Di Maio voleva intervenire, Giorgio Di Maio, ma purtroppo non l'ho capito e quindi non l'ho chiamato, ma farà un documento a sostegno di questa assemblea e per stigmatizzare. Perdonami se ti interrompo, Presidente, volevo chiedere, ma è vero che ci sono stati degli interventi da parte degli avvocati, diciamo, stabiliti o comunque? No, c'è stato soltanto un intervento da parte di un avvocato che è piuttosto fuori delle righe, ma che stabilito non è. Ah. E comunque ha lasciato il tempo. E quindi. Perfetto. Ma buono, complimenti Presidente, grazie. Ad maiora. Grazie mille, grazie.